passera non ha bisogno di presentazioni, banchiere internazionali tra i più quotati sulla scena europea, già ministro dello sviluppo e delle infrastrutture, ha guidato alcuni dei più importanti gruppi italiani, da Poste a Intesa San Paolo, è oggi ai vertici di Illimity, gruppo bancario quotato in borsa, una realtà che sta crescendo a ritmo esponenziale, una banca ad altissimo contenuto tecnologico specializzata nel credito difficile alle piccole e medie imprese e sui servizi digitali. Oggi c'è davvero bisogno di dare credito alle imprese in difficoltà. Dottor Passera, leggevo proprio in queste ore alcune informazioni da ricerche che evidenziano come il rischio Russia, l'esposizione rispetto al rischio sanzioni, può portare al default addirittura oltre 1.200 piccole e medie imprese in Italia, cioè sono a rischio migliaia e migliaia di posti di lavoro. Quindi la vostra funzione è fondamentale oggi. Sì, quando dobbiamo tenerne conto, perché per molte aziende, le aziende che esportano 6-7 miliardi in quei paesi, è sicuramente una situazione difficile. Dobbiamo collocarla adeguatamente nel contesto generale. Fortunatamente questi paesi contano per meno del 2% delle nostre esportazioni e quindi da un punto di vista sistemico non abbiamo di fronte a noi un problema che ci mette a rischio. È chiaro che sul fronte delle importazioni, il tema dell'energia in particolare e anche di taluni metalli, di talune produzioni agricole, la situazione è più critica, però questo ci deve dare un grandissimo insegnamento. Noi ci siamo lasciati avvolgere intorno al collo un cappio, nessuno ci obbligava a farlo. Abbiamo cercato, ciascuno di noi, nel momento in cui ha avuto la possibilità, mi ricordo da Ministro quando abbiamo molto insistito per creare il TAP, cioè una fonte alternativa che non venisse dalla Russia o dal Nord Africa. Ecco, dobbiamo imparare da questa esperienza a non legarci intorno al collo altri cappi, perché non è solo l'energia dove abbiamo questa pericolosa dipendenza da pochi fornitori. Pensiamo anche soltanto ai semiconduttori, cioè la nostra vita è determinata in ogni momento da questi affarini, e questi affarini sono oggi concentrati in maniera pericolosa in Estremo Oriente, addirittura in paesi che potrebbero trovarsi in posizioni para-ucrainiche. Parlo di Taiwan ovviamente. Ecco, quindi pensiamoci in tempo, come avremmo dovuto pensarci in tempo di più, e possiamo farlo adesso, in campo energetico, però noi non possiamo strategicamente lasciarci creare queste dipendenze. Ultima cosa, ma è sempre di questo tema, non è tollerabile, o quantomeno è molto rischioso se come Europa non abbiamo un operatore nei primi 10 grandi big tech del mondo. Cioè non sono cose statistiche, sono cose che poi attengono alla nostra posizione geopolitica, alla nostra libertà alla fine. Quindi siccome abbiamo dimostrato di saper creare operatori globali quando ci mettiamo, vedete Airbus è un ottimo esempio della nostra capacità quando ci mettiamo insieme di saper creare operatori globali, ecco, ce n'è tutta un'altra serie, e gli investimenti federali, cioè le cose da fare insieme, che finalmente abbiamo scoperto di essere capaci attraverso gli Eurobond, ecco, ci portano a essere ottimisti, ma a imparare dalle lezioni del presente. Fortunatamente possiamo contare su colossi nazionali che sanno fare il loro mestiere. Tra le ultime indiscrezioni c'è quella che
questo ci darebbe certamente una marcia in più per affrontare eventuali futuri embarghi energetici. Vorrei ricordare che lei è stato l'artefice della via libera al gasdotto TAP, che ci sta dando un po' di ossigeno, un po' di gas, meglio dire. Ecco, la nostra indipendenza energetica verrà da tante cose, ovviamente, ed è un'ottima notizia il fatto che il nostro campione nazionale abbia questa capacità di trovare nuove fonti e nuovi giacimenti, lo è, però deve essere un progetto molto più rotondo, cioè noi dobbiamo spingere quelli che abbiamo di gasdotti, dobbiamo aumentarne la potenza, dobbiamo avere i rigassificatori. Ne avevamo deliberati 4-10 anni fa, ne è stato fatto uno. Dobbiamo risparmiare dove c'è da risparmiare. Dobbiamo addirittura nel breve termine pensare di razionare. Perché guardate che se noi non faremo abbastanza per fermare questa guerra, ce ne saranno altre. Cioè la storia ci dice che la soluzione di queste situazioni non è quello del dire ma sì, diamogli un pezzo di Ucraina che si accontenti. Perché se vi ricordate nel 38 e nel 39 ci siamo trovati in situazioni simili e ci siamo illusi che dando dei pezzi di Europa si sarebbe accontentato. Cioè noi dobbiamo far sì, anche arrivando al razionamento del gas e quindi a una interruzione di forniture, che noi non tolleriamo che dei paesi indipendenti riconosciuti dalla comunità internazionale siano invasi. Ma scherziamo, ma chi sarà? Chi si potrà considerare ancora libero, indipendente, autonomo, difendibile se noi accettiamo dopo Cecenia, Ossetia, Crimea, anche Ucraina? Ecco, adesso mi sono un po' dilungato, forse non avrei dovuto sbordare un po' in campo politico, però guardate che comunque per tornare alla nostra indipendenza energetica dobbiamo mettere insieme tutte queste cose, spingere molto la ricerca, perché l'innovazione ci può portare in tutti i campi, nucleare compreso, delle soluzioni che oggi non ci sono, ma che potrebbero esserci, e poi accelerare, l'ha detto anche la ricerca che avete presentato, la lentezza nelle autorizzazioni è un qualcosa che alla fine significa meno energia pulita. Ci sono migliaia di autorizzazioni in via di richieste di firma che non vengono realizzate, che non vengono rese possibili. E poi c'è l'attitudine del no. Io mi ricordo col TAP, abbiamo perso degli anni per far passare il concetto che sottoterra passassero dei tubi che non creavano problemi a nessuno. Ecco, noi questo dobbiamo smetterla, come dobbiamo smetterla di non fare le estrazioni dove in tutta sicurezza si possono andare a prendere praticamente a casa nostra. Questo è non solo ideologico, è da classe dirigente, cioè noi insieme possiamo risolvere i problemi, ma se ciascuno dice a casa mia no, ma a casa mia no cosa? Perché tante di queste cose sono di nessun rischio. Di nuovo, non mi faccio prendere da cose che mi hanno preso nel tempo, però ecco, dal lavoro anche bellissimo che è stato presentato oggi, questi aspetti del aver fiducia gli uni degli altri, del lavorare insieme, del guardare nell'insieme le cose. Mi faccio prendere da una ancora osservazione, perché è una delle ultime che è uscita, che ha rappresentato, mi sembra, lei. Crescita del paese. Non c'è una cosa. Ci sono tre cose che valgono tutte sopra il 60%. Competitività, che vuol dire investimenti, innovazione, infrastrutture, parapam, welfare e inclusione, cioè tenuta della società. E poi giovani e formazione, competenze, nuovo, cultura del rischio, cultura del cambiamento. Molto spesso la politica si occupa, pensando che in quel momento sia utile per il consenso, di una cosa. Il paese, le società, le comunità vanno avanti, si crescono, diventano belle, se si curano tutti i pezzi. E uno degli aspetti veramente positivi, belli, interessanti, stimolanti della ricerca che ci è stata presentata oggi, è che guarda ai vari pezzi contemporaneamente, anche se spesso vengono fuori delle cose contraddittorie, perché poi nel vissuto delle gente non necessariamente tutto è razionale,
Uno vuole una cosa, ne vuole anche un'altra, però è l'insieme di queste cose che poi fa andare avanti, crea fiducia e mi fermo. La situazione attuale che lei ha sottolineato con l'evidenza di alcuni limiti sostanziali che bisogna superare, ci mette di fronte comunque a una prospettiva che è quella di valorizzare, come lei ricordava, anche il ruolo del liberismo, del capitale rispetto alla democrazia, non solo rispetto alla crescita, sono temi strettamente connessi. Allora verrei a un punto chiave su cui le chiedo un'opinione. Quando parliamo di capitalismo responsabile, cosa dobbiamo intendere? Come ci arriviamo? Allora, capitalismo responsabile è un po' una bandiera che mi appassiona e al quale cerco un po' di dare contributo. Oggi noi viviamo in un sistema capitalistico, cioè noi, la nostra economia e la nostra società indirettamente è questa. Se c'è tanto malessere, se c'è tanta contrapposizione, se, come diceva Risso, c'è questo sotto la cenere crescere ribellismo, vuol dire che non stiamo facendo le cose per bene. L'importante è che non cerchiamo di collegare le cause sbagliate ai problemi. Molto del malessere che cresce nel paese, e non solo nel nostro paese, deriva dal sommarsi di incertezze. E molte ne sono venute fuori anche nel rapporto. Incertezza sul lavoro, incertezza sul welfare, chissà se avrò la pensione, perché c'è la denatalità, incertezza sul clima, addirittura il pianeta è a rischio, incertezza sulla pace, a dimostrazione addirittura siamo in guerra per molte persone. Io in casa mia ancora mio padre mi parlava, mia madre, della guerra, del lager, eccetera, ma per molte delle persone sotto una certa età la guerra era addirittura non parte del vocabolario disponibile, per cui vedremo quale sarà anche l'effetto profondo di questa cosa. Quindi queste incertezze devono essere maneggiate dalla comunità, dalla classe dirigente, dalla leadership, con progetti che tengano insieme tutti i vari pezzi, come dicevamo prima. Certamente il capitalismo, che ce ne sono tanti di capitalismi, non è che ce n'è uno, cioè c'è la base, credo che sia super positivo, quello della libera impresa, del mercato, delle regole, e questo io credo che nessuno di noi direbbe buttiamolo via. Però ci sono state delle declinazioni di capitalismo, e il neoliberismo degli ultimi parecchi decenni ne è proprio la personificazione, che hanno dato anche esiti disastrosi. Cioè, e molte delle crisi che si sono succedute hanno un po' fortunatamente minato quei dogmi ormai acquisiti del mercato ha sempre ragione, il mercato si autoregola, queste sciocchezze, queste cose che non mai dimostrate e sempre prese come verità dogmatiche. Ecco, ciascuno deve fare il suo pezzo per far evolvere verso il capitalismo che potremmo definire responsabile. Regole, alcune delle regole capitalistiche fondamentali, noi semplicemente non le stiamo facendo rispettare. Le regole sulla concorrenza, sulle concentrazioni di potere, noi stiamo lasciando creare dei potentati a livello mondiale pericolosissimi, ma questo non ha niente a che vedere col capitalismo nella sua forma di economia di mercato funzionante. A partire dai colossi del web, insomma. Le leggi sulla privacy, la possibilità di entrarti in casa, di entrarti nella testa, di entrarti nei comportamenti, a parole sì, ma di nuovo, sempre spesso attraverso la tecnologia non succede. Il rispetto della legalità, che è uno dei fondamentali del capitalismo inteso nella sua accezione migliore, noi ancora tolleriamo paradisi legali prima ancora che paradisi fiscali. Quindi già cominciamo a applicare le regole che del capitalismo migliore. Poi naturalmente c'è da giocare di crescita, di politiche, di sviluppo, di quelle cose di welfare, eccetera. Molte imprese di buon capitalismo responsabile ci sono.
e ce ne sono sempre di più. E l'opinione pubblica, secondo me, il consumatore, devono secondo me premiarle e punire quelle che invece non si comportano adeguatamente. Cioè, è un tema di classe dirigente importantissimo, quello del capitalismo che deve evolvere verso maggiore responsabilità sociale, ambientale, finanziaria, ed è un discorso appassionante, però se mi attaccano non finisco più. C'è una chiave di volta, ecco, non volevo interromperla troppo, allora adesso sarò più severa. C'è una chiave di volta fondamentale legata alla tecnologia, all'innovazione, perché l'innovazione appunto può essere il nuovo paradigma da utilizzare per abilitare le persone, per favorire l'inclusione. In che modo? Beh, in tanti modi. Questa roba qui, siamo entrati 3 anni fa, eravamo in 30, oggi siamo in 750, facendo innovazione. Quindi l'innovazione, che talvolta è percepita come nemica, come creatrice di paura, perché toglie certi lavori, certo toglie certi lavori, ma ne potenzia altri e ne crea di altri moltissimi. Senza innovazione le tante sfide di cui anche nel rapporto si parla non le risolveremo. Dal clima alla fame, alla criminalità, necessitano di fortissimi inserimenti di innovazione nei comportamenti, negli strumenti a disposizione delle autorità, negli strumenti a disposizione delle imprese. Quindi in questo momento poi meraviglioso, in cui cambia tutto in tanti settori, è anche un'occasione di promozione dell'imprenditorialità. Oggi la tecnologia sostituisce la dimensione. Se ci pensiamo, ci sono tantissimi settori dove si può fare impresa senza essere dei colossi. Il consolidamento non è più l'unica strada anche nel nostro settore. Prima, per dire, per essere sostenibile devi essere enorme. No, noi per primi, limiti per primo, ma lo faremo in tante anche altre occasioni, cioè la tecnologia, l'innovazione sostituisce e quindi apre opportunità di crescita di vita a aziende di ogni tipo. E quindi il ruolo della finanza come può manifestarsi proprio per sostenere e accompagnare questo cambiamento, questo processo? La finanza, di cui il credito è un pezzo, che è quello che piace a me, perché poi finanza c'è soltanto dentro anche tante cose che insomma, però insomma il credito, che è parte della finanza, può fare tantissimo. Cioè noi ci siamo detti, esiste una miriade di aziende in Italia che vanno già bene ma potrebbero andare meglio se supportate, che vanno maluccio ma potrebbero essere aggiustate, che hanno avuto dei problemi ma possono tornare in pista. Ecco, l'idea è stata, come nel nostro caso, e quindi è un esempio di credito, di finanza responsabile, ecco, noi ci dedichiamo a quello, cioè di tirar fuori il potenziale che altri o che la finanza o il credito tradizionale preferisce ignorare o non occuparsene. Ecco, questo è un esempio, ma tutto ciò che credito e finanza mette in moto per finanziare ricerca, per finanziare lungo termine, perché è un'altra delle nostre malattie, ed è una malattia terribile, è quello del brevissimo termine in tutto, nell'economia, nella politica, in tutto. Ecco, il credito che guarda più in là, che finanzia investimenti lunghi, che permette di creare nuove imprese, che però hanno necessità di essere coltivate nel tempo, è fare finanza utile. Oggi la visione entro cui vengono misurati gli investimenti è quella targata ESG, quindi in questa triade di criteri, ambiente, sostenibilità e governo, qual è la vostra S, cioè la vostra sostenibilità? Come vi parametrate rispetto a questo modo di valutarsi? L'S è tanto, l'S è impegno fuori, però ecco, la prima S di qualsiasi azienda è nei confronti dei propri collaboratori.
che se uno ci crede alla responsabilità sociale che adesso si chiama ESG, dice che cosa si può fare per far sì che questa comunità di persone, oltre a far bene il suo mestiere, sia contenta. Noi per esempio ci siamo detti il tema del welfare, cioè noi abbiamo persone di 3 generazioni, perché per fare i nostri mestieri ci vogliono giovanissimi, medi e persone con super esperienze. Ovviamente hanno necessità diverse, non puoi dirgli il welfare è questo, a qualcuno serve pagare la scuola dei bambini, ad altri mettersi una previdenza sanitaria più coprente, in altri ancora il dire fare viaggi. Quindi ognuno ha una sua dotazione e se la gestisce come meglio preferisce. E questi sono fatti concreti. L'altra cosa che è venuto fuori dal rapporto, noi abbiamo preso l'impegno che non ci deve essere gap di retribuzioni tra generi. E questo siamo partiti, ovviamente è più facile quando parti da zero, ed è zero. Zero, l'1%, 2%, cioè, ma come dire, zero. Poi c'è anche un tema di distanza, perché una delle cose insopportabili per le persone è quando si crea una distanza troppo ampia tra chi sta al vertice, la media, e chi sta in basso. Ecco, questa è proprio una cosa che soprattutto nel mondo anglosassone è diventata insopportabile, cioè gli stipendi dei vertici, le retribuzioni, la differenza di retribuzioni tra chi sta su e chi sta sotto, o chi sta anche solo in media, secondo me è una delle ragioni di grande creazione di odio sociale, perché non è giustificato. Però questi sono ancora fatti, diciamo, prosaici, concreti. In un'azienda essere S, oppure rispettare i principi della social responsibility, a mio parere molto hanno a che fare con il sentirsi o far sentire le persone parte di un progetto, che è quello che manca anche a livello nazionale, cioè molta della incertezza, della paura, della acrimonia che si è creata, è perché non riusciamo a sentirci parte di un progetto comune dove si condividono sacrifici ma anche benefici di questo progetto. E quindi in azienda è relativamente più facile, ma è compito soprattutto del vertice creare questa sensazione, che non può che derivare da valori comuni. Ecco, noi cerchiamo anche nell'assumere le persone, nel valutare le persone, nel cooptarci a vicenda, oltre a competenza, esperienza, attitudine, formazione, eccetera, cerchiamo proprio di verificarci sul condividere valori concreti. Dice, ci credi che un'azienda debba avere anche impatto, essere utile oltre che fare utili? Ci credi che in azienda bisogna collaborare e si vince tutti o si perde tutti? Ecco, condividere valori, siamo fuori tempo, è molto importante. Grazie per questa intervista.